l'artista Sergio Comacchio. Benvenuto, maestro Sergio. Buonasera a te, buonasera a tutte le telespettatrici e telespettatori. Partiamo con una scheda introduttiva all'artista. Ricercare l'equilibrio compositivo nel lungo incedere della storia dell'arte ha rappresentato un fine estetico univoco, realizzato attraverso mezzi individuali spesso non omologati. Il raggiungimento di tale stato parte da innate naturalezze che permettono un'identificazione stilistica nuova o quantomeno ispirata dal passato. Parafrasando il filosofo Hegel, la spontaneità intellettuale umana determina una configurazione artistica sensibile atta a trovare un possibile equilibrio pervaso da note d'eleganza, sempre bilanciati in parametri retti da emozione, proporzione e sorpresa. L'artista Sergio Comacchio si pone dunque in questa convergenza estetica attraverso forme espressive esplorate lungo paesaggi, disegni e sculture. Tematiche mai contrapposte, ma semplicemente sinergiche alla personale ideazione e progettazione. Paesaggi. La mano felice delinea sequenze ambientali gentili, all'interno delle quali recondite armonie vivono in oniriche sonorità. La tradizione veneta, ma soprattutto veneziana, di intendere il colore e il paesaggio, presenzia costantemente in Comacchio per luoghi che, da un posto all'altro, vivono di lirici rimandi puramente emozionali. Una sorta di stupore fanciullesco blocca ambientazioni naturali nelle quali l'anima è parte costante di un paesaggio da salvare. Da qui, nei luoghi dipinti, la contemporaneità vive per costanti equilibri di vita sempre da svelare. Un paesaggire, dunque, focalizzato nell'infondere visioni serene per microscenari sempre retti dalla volontà di custodire antichi saperi e tradizioni nella modernità. Disegni pittorici. Se a prima vista per taluni potrebbero apparire ancillari alle sculture, Comacchio pone una personale ricerca espressiva autonoma, attraverso l'utilizzo di tecniche miste quali la fusaggine, il pastello, il guazzo, le matite elaborate e l'acrilico, l'artista riesce a vedere e a determinare una realizzazione formale a livello di ideazione e concetto. Principalmente su tela, i lavori vivono lungo una creatività indipendente, pur richiamando un eco visivo solitamente dedicato a studi figurativi. Lontano però da questo approccio, il maestro si rende libero nel dipingere sognanti rappresentazioni per creazioni sempre uniche. Sculture emanano saggezza, senza cercare situazioni compositive impossibili. Le figure femminili dal piacevole e affascinante stile rappresentano forza e dolcezza come una donna moderna richiede. L'abilità del maestro consiste nel sublimare i corpi, trasformando simultaneamente la loro stessa essenza, al fine di mitizzarli all'interno di rapporti segreti, divisi tra l'essere ideale e reale e assoluto relativo. L'attualità di Comacchio consiste nel dosare le sue opere in differenti stati d'animo senza esasperazioni. Le tue figure femminili, nel loro fascino, emanano forza e dolcezza per dialoghi segreti. La mia formazione classica mi ha portato a una concezione della figura femminile come elemento di perfezione e di bellezza. E questo non solo fisica, ma comunque bellezza intellettuale, forse anche per esperienza personale, quindi mia madre, mia moglie, eccetera. E sono stato attorniato da persone splendide e queste figure femminili così importanti, secondo me, vanno valorizzate, ma nella loro interezza, nella loro, come quasi idealizzate, nel senso classico. Come delle divinità, delle madri, delle persone splendide, e nelle mie sculture cerco che questo venga ad appagare sia l'occhio di chi le guarda, ma soprattutto il cuore, lo spirito. Ecco, nei tuoi disegni possiamo notare una ricerca e non sono mai ancillari alle sculture come la tradizione vuole, il progetto e poi la scultura. Entriamo un attimo in questa disamina. Io ho cominciato a disegnare e dipingere molto prima, quasi 10 anni prima di iniziare con la scultura. Quindi già il disegno era importante per me.
quando ho cominciato con la scultura, essendo uno scultore figurativo, la figurazione richiede preparazione, quindi studi anatomici, quindi le tavole, innumerevoli tavole anatomiche che ho studiato e riprodotto, e soprattutto l'esercizio. L'esercizio del disegno. Il disegno è racchiudere all'interno delle forme, all'interno di delle linee. È di segno proprio, lavorare di segno, perché secondo me non può prescindere, il segno non può prescindere dalla scultura, perché lo scultore deve prima di tutto vedere le linee, il contorno e in modo a 360 gradi, e per questo deve disegnare secondo me molto, e non ho mai tralasciato il disegno, che si tratti poi di figura umana. Io disegno moltissimo in passato, adesso ci sono gli smartphone con i quali si fanno innumerevoli sempre fotografie, abbiamo un surplus di fotografie. In passato io giravo sempre con un piccolo taccuino dove annotavo e facevo degli schizzi se c'era un paesaggio, se c'era, vedevo un cavallo, vedevo un animale, delle persone, eccetera. E disegnavo. E questo mi è sempre stato utile, perché il disegno, con un esercizio continuo, ti porta a essere libero, veramente libero. Quindi vengo a tracciare questi segni, questo è una gioia. Sì, effettivamente molti anche artisti del periodo che possiamo racchiudere degli anni 40-50, molto importanti in Italia e conosciuti anche in tutto il mondo, hanno utilizzato il disegno soprattutto per una ricerca e per trovare un proprio filo conduttore. Lucio Fontana, i disegni sì, sono serviti per le sculture, ma molto spesso lo liberavano per un'azione creativa che l'ha portato allo spazialismo. Quindi entriamo un po' in questa visione dove non c'è nessun sistema tra disegno e opera finale di collegamento, ma di piena libertà espressiva, come ben ha evidenziato. Esatto, perché il disegno può essere preparatorio, ma solo come idea, perché poi io nel modellare uso l'argilla, o per le sculture piccole la cera, perché voglio essere libero, nel senso che in corso d'opera sono innumerevoli le variazioni rispetto al progetto iniziale, a seconda, perché un conto è pensarla una scultura, un conto è poi vederla realizzata, e quando la si realizza, man mano che cresce, si cresce anche con lei. Partiamo da una nobile citazione, paesaggire. Per te cosa significa? Per me è la meraviglia della natura, cioè ho cominciato, come penso quasi tutti, con il paesaggio. Il paesaggio che vivo a seconda delle situazioni, può essere solo sotto l'aspetto cromatico, quindi colori, può essere semplice contrasto di colori, perché è solo la natura può dare un campo giallo con un cielo nero. È un raggio di sole che illumina un pezzo di cielo, delle nuvole, solo la natura può darlo. Oppure semplicemente delle colline, che ricordano quasi le sculture, questo paesaggio ondulato che ti fa entrare in un mondo così sequenziale, diciamo, come piani. Ecco, oggi fare scultura non è facile, soprattutto per una visione anche pratica, quindi consideriamo la logistica, i motivi economici, i problemi di fusione, insomma, della materia utilizzata, ma anche un approccio collezionistico, ma soprattutto anche il mercato, ma una situazione poi di vita che considera i collezionisti a tutti i livelli nelle loro scelte finali. Il discorso è un po' particolare. Partiamo dalla creazione di una scultura, nel senso, bisogna avere uno spazio adeguato. Per le sculture grandi non ne parliamo, perché bisogna creare una struttura di sostegno molto impegnativa con ferro saldato, eccetera, che deve sostenere quintali di argilla. Ma anche per le sculture piccole ci vuole comunque uno spazio idoneo, perché la scultura è fatica, la scultura è sudore. Quando si riesce finalmente, sono arrivato, finita, terminata, comincia il lavoro,
perché poi che se si tratta di terracotta bisogna poi lasciarla svuotarla, lasciarla asciugare, conoscere tutta, avere la padronanza di tutte le, del mestiere, veramente il mestiere, e in questo modo si arriva alla fine. Oppure se si vengono fuse, allora comincia tutto il lavoro della fonderia, vengono dalla fonderia, creano le forme, tutto viene portato in fonderia e a me piace seguire poi tutto il lavoro, quindi dalla correzione delle cere, alla patina, tutto quanto, quindi c'è un ulteriore lavoro. Non parliamo poi delle mostre, è un piccolo trasloco praticamente una mostra di sculture, e quindi impegna notevolmente sia a livello di spazio che a livello poi anche, se uno chiaramente fonde in bronzo, anche economico. Certamente, diciamo, io personalmente ho sempre seguito una mia filosofia, cioè non seguo il mercato, cioè seguo quello che sento. E quindi c'è un modo personale, diciamo, di vivere la scultura in libertà. Questo è il mio discorso. Poi siamo in un momento in cui tutto è scultura, e quindi a un certo punto io rimango ancorato a un modo tradizionale, e quindi questo dipende un attimo dalle mode, dipende, però non importa, bisogna non lasciarsi trascinare dal mercato, ma vivere la propria esperienza in modo personale. Sì, effettivamente, mercato, gioie e dolori, con tutto rispetto anche di chi opera direttamente, perché da un lato c'è sempre quella discussione tra libera creatività oppure produrre per vendere, per assecondare la richiesta, ma è un equilibrio che sin dagli impressionisti esiste e continuerà ad esserci attraverso poi la moda e l'evoluzione della società, che sente un determinato tipo di arte per certi anni e poi ritorna o vuole nuove situazioni. È sempre un po' un ambito ciclico. Parliamo un attimo del futuro, anche prossimo. Abbiamo insieme come critica e curatella personale San Donà di Piave, Galleria Civica, dal 12 novembre al 7 dicembre. Che cosa vedranno i nostri amici amanti dell'arte? Mi piacciono molto anche questi paesaggi lungo il fiume, in queste zone così, quindi sarà anche forse una sorpresa che io di solito ho utilizzato come soggetti i paesaggi collinari, mentre anche paesaggio di bonifica, con queste, se trovando le giornate giuste con un cielo con le nuvole così, oppure queste giornate nebbiose, ho già delle idee comunque. Grazie innanzitutto Sergio per l'anticipazione. Bene, abbiamo concluso. Un ringraziamento a tutti per l'attenzione.